Eccoci qua con questo dolce super veloce, ma davvero molto morbido. Speriamo che stavolta mi viene morbido. L'ultima volta ho usato queste gramature, ho fatto lo stesso procedimento. La torta, cioè il mio dolce fit, è venuto molto molto morbido. In questo video saranno presenti due cose, specialmente uno di un progetto smaltimento. Allora, iniziamo proprio con il prodotto in questione del progetto smaltimento. Vado ad utilizzare 50 grammi di proteine in polvere, questi qua sono della Biotech USA, Isoway Zero, gusto vaniglia. Poi vado ad utilizzare questa farina qui, che non è questa, ma è quella liscia antiglie che ho messo in questo barattolino. Io di solito quando mi batto in queste farine, con questa confezione, li conservo sempre una volta finite, perché possono sempre servire. Questa qui che c'è all'interno è la farina chantilly, che dopo vi mostro la confezione, perché adesso non ce l'ho a portata di mano. L'ho messa in questa confezione perché è molto più comoda. Poi vado ad utilizzare, quindi di questa farina vado ad utilizzare 200 grammi chantilly. Poi vado ad aggiungerci all'interno questa cioccolata fondente, che mamma ha detto non la devi consumare perché solo nei dolci, perché non fa impazzire. Infatti è anche scaduta, è cambiata di colore, ma nel dolce non si sente, quindi vanno smaltite perché non si butta mai niente. Ed è un cioccolato 70%, e raga, vi giuro che è assurdo nel dolce, anche se si posiziona sotto al dolce, quindi nel fondo è troppo buona, raga. Infatti io lo mangio proprio così, senza aggiungerci burri, quindi top. Ed è questo qui, Baratti e Milano, vabbè, comunque è un cioccolato al 70%. Poi vado ad aggiungerci, quindi non so quanta cioccolata ci sta, quindi penso 50 grammi, comunque ce la metto tutta, così la togliamo da mezzo. Poi questo skyr bianco, l'ultima confezione di yogurt, che vado a metterci 100 grammi. Poi vado a metterci 300 ml di albume, questo qui vabbè classico albume, e 100-150 di Zimil latte. Quindi raga, io inizierei subito con la preparazione. Visto che l'impasto è ancora un po' denso, ci aggiungo un altro po' di albume. Raga, aprite l'info box, perché nell'info box vi lascio proprio tutti gli ingredienti scritti perfettamente.
Infatti mi sono dimenticata di dirvi che ci vuole anche il bicarbonato e l'aceto di mele per la lievitazione. Io vado d'occhio con il bicarbonato, raga. E anche con l'aceto di mele. Vado a prendere il mio stampo in silicone che raga, guardate come si è fatto brutto. Ma vabbè, lo metto su questa padella per i pancake, giusto per trasportarla da una parte all'altra e per metterlo tranquillamente in forno. Ovviamente questa la levo solo per facilitarmi quando la vado a mettere in forno. Ok, è pronto. Adesso lo vado a infornare nel forno a 180 gradi per 35-40 minuti. Me ne rendo conto, cioè quando vedo che sopra si è dorato, è pronto. Questa qui è la farina che ho utilizzato. Devo dire la verità, niente male. È molto semplice come gusto, molto delicato. Eccola qua. Eccolo qui, è appena uscito dal forno, mamma mia raga, che profumo! Adesso aspetto che si raffredda un po' per poi facciamo la prova taglio perché vi devo far vedere quanto è morbido.